Arianna che con il suo cantare risveglia il buon umore e da serenità. Mi devi scusare, Polly, ma quando ho saputo del tuo malore ero alle prese con un caso difficile e così non ho potuto venire prima. Non preoccuparti, non avrei dovuto distoglierti dal tuo lavoro per così poco. Non so come scusarmi, caro. Zia Polly! È tutta colpa mia! Ti sei affaticata troppo durante il periodo della mia convalescenza! Per questo ora stai male! Perdonami, zia Polly! No, bambina mia, non devi assolutamente pensare di essere tu la causa. La zia ha perfettamente ragione. Abbiamo sempre più pazienti che vengono alla clinica e il lavoro non finisce mai, credimi. Tu non c'entri affatto, mia cara, te l'assicuro. Ma zia Polly, ti sei sentita male anche l'altro giorno all'ospedale? Ti prego, non piangere, Pollyanna. Mi dispiace, cara, ti sto facendo preoccupare per una cosa da nulla, povera piccina. Beh, adesso è ora di smetterla con le scuse e con le lacrime, siamo d'accordo? Lo sapete che l'ansia e la tristezza sono le peggiori nemiche della salute? Piuttosto direi che avete entrambe bisogno di recuperare le forze, ma senza fretta e con il giusto stato d'animo. Intesi? Bene, il dovere mi chiama. Devo proprio tornare in clinica adesso. Ciò che serve a voi due è molto riposo, un'alimentazione adeguata e soprattutto tanta serenità. Non vi prescrivo nient'altro. Ma, caro, come faremo per Pollyanna? Mi sembra di averti già detto che preoccuparsi inutilmente non giova alla salute. Pollyanna! Fatti coraggio, su con la vita. Sai, Timothy, stavo pensando che tutto il lavoro sarà sulle spalle di Tom in questi giorni. Oh, non ti devi preoccupare. Al mio ritorno gli darò una mano e sbrigheremo tutto il lavoro arretrato. Se lo dici tu. Oh. Non fare così. Il medico dice che tua zia non ha nulla di grave. Ha soltanto bisogno di riposare. E comunque, sai, sono felice di potermi rendere utile. Sarà divertente fare questo viaggetto per accompagnarti a Boston. E poi non mi capita spesso di poter indossare il vestito della festa. Oh. Devo confessartelo, non sono mai stato in una grande città. Timothy fece del suo meglio per risollevarmi il morale, ma i suoi sforzi furono vani. Da quando avevo cominciato la terapia, il buon andamento della casa ne aveva subito le conseguenze ed ora era venuta meno anche la preziosa opera di zia Polly, visto che il malore l'aveva costretta a letto. Ormai mi ero creata la convinzione che questa spiacevole situazione fosse determinata proprio da quei viaggi all'ospedale per consentirmi di continuare la terapia. Insomma, la situazione a casa è piuttosto complicata. A proposito, Pollyanna, speravo che la zia ti avesse dato un messaggio per me. Tu non ne sai niente? Come? No, non mi ha dato nessun messaggio. Ah, no. Beh, non era molto importante. Strano.
Probabilmente la zia se n'è dimenticata, perché ieri non si sentiva molto bene. Sì, forse è così. Oh, accidenti, temo proprio di avere creato un mucchio di fastidi a tutti ultimamente. Ma no, e poi so che la zia voleva assumere una persona che l'aiutasse. Così la situazione si normalizzerà e men che non si dica, vedrai. Lo spero proprio, ma Timothy dice che non è tanto semplice al giorno d'oggi trovare una persona veramente fidata. È una situazione difficile. Andiamo, non è da te comportarti così, Pollyanna. Non voglio sentirti parlare in questo modo, vedrai che tutto si metterà a posto. Lo credi veramente, Della? Certo, ne sono sicura. E poi tu eri maestra nell'arte di essere felice, ricordi? Avanti. È molto occupato, dottore. Oh no, entri pure. Allora, Della, a che devo questa visita? Ecco, dottor Ames, vorrei parlarle di una questione della massima importanza. La sua fiducia mi commuove, signorina. Sarà per me un vero piacere ascoltarla. Allora, mi dica, c'è qualche cosa che posso fare? Sì, certo, per questo mi sono rivolta a lei, dottore. Capisco benissimo. Allora, di che cosa si tratta? Mi dica pure. Pochi giorni più tardi, il dottor Chilton ricevette una lettera dal dottor Ames. E sono convinto che ciò potrà giovare anche alla piccola Pollyanna. Perciò ti sarei molto grato se volessi acconsentire alla richiesta di Della. Lei e sua sorella, Mrs. Carew, sono amiche di famiglia da lunga data. E sono quindi particolarmente lieto di raccomandartele. Non deludere le loro aspettative. Sono certo che alla fine ne sarai soddisfatto. È così? È stata Della a chiederlo al dottor Ames? Sì. A quanto pare Pollyanna era piuttosto depressa l'ultima volta che è stata a Boston. Così Della ha pensato ad una possibile soluzione e ha chiesto... Ma non capisci. Della vuole la bambina solo perché pensa che possa giovare alla sorella. Non credo. Se così fosse, Ames non avrebbe mai scritto una lettera simile. Il dottor Ames ti conosce bene e sa perfettamente che tu non rinunceresti a Pollyanna per nessuna cosa al mondo. Anche dopo il nostro matrimonio hai voluto continuare ad occuparti di Pollyanna a costo della tua salute. È stato per non tenervi separate che il dottor Ames acconsentì al fatto che Pollyanna lasciasse l'ospedale in anticipo. Insieme convenimmo che sarebbe bastato farle fare la terapia una volta alla settimana. E non è certo colpa del dottor Ames se per noi ora i viaggi a Boston sono diventati un problema. Per Pollyanna è importante proseguire la terapia. Credimi, Polly, sta solo cercando di aiutarci il dottor Ames. Ma insomma, caro, per quanto abiti vicino all'ospedale, la sorella di Della soffre pur sempre di un grave esaurimento nervoso. Sarà in grado di accompagnare Pollyanna all'ospedale, di prepararle regolarmente il pranzo e la cena, insomma di fare tutte quelle cose di cui necessita una bambina. Oh, caro, non me la sento di separarmi da Pollyanna. Preferirei tenerla con me in mezzo a mille difficoltà, piuttosto che affidarla alle cure di una donna che non conosco. Capisco perfettamente ciò che provi, cara. Ma agendo in questo modo le faresti solo del male creandole mille problemi. Te ne rendi conto, vero? In effetti è vero. Pare che Miss Carew abbia accusato dei gravi disturbi nervosi. Tuttavia devi anche considerare che ha perduto tutta la sua famiglia nel breve giro di pochi anni. L'altra sorella, il marito, il figlio, perfino il suo unico nipote che amava tanto e che considerava come un figlio, è scomparso recentemente. Ad ogni modo, il dottor Ames ed Ella mi hanno assicurato che è perfettamente in grado di assumersi la responsabilità di Pollyanna. E loro meritano la nostra fiducia, non credi, Polly? Beh, ecco, se il dottor Ames ci assicura che è in grado di farlo. Dopotutto gli dobbiamo infinita gratitudine, visto che grazie a lui Pollyanna si è potuta riprendere. Se almeno la piccola fosse d'accordo. Coraggio. Sarei ospitata dalla sorella di Della. Esatto. Il dottor Ames ritiene che dopo tutto sarebbe un bel vantaggio per te, visto che così saresti molto più vicina all'ospedale. Wow! Se è la sorella di Della, deve essere un'ottima persona. Ci vado volentieri. Almeno zia Polly e gli altri potranno tirare un po' il fiato. Però devo avvertirti che zia Polly non è molto entusiasta. E per quale motivo? Ecco, vedi, Pollyanna, Mrs. Carew ha perso praticamente tutta la sua famiglia nel giro di pochi anni. Non ha più nessuno e vive da sola. Oh, caspita, mi dispiace molto per lei. Già, quella donna non riesce più a dare uno scopo alla sua vita. I suoi giorni scorrono tutti uguali nella solitudine e nell'infelicità. E questa situazione dura ormai da sei lunghi anni.
Ecco perché Polly è un po' perplessa all'idea di lasciarti da lei. Però, zio, da quel che ho capito, il dottor Ames la ritiene una cosa necessaria. Non è così, forse? Sì, infatti. Dice che potresti seguire più assiduamente le terapie e che anche Mrs. Carew ne trarrebbe giovamento avendo finalmente qualcuno di cui prendersi cura. E anche Della ne sarebbe molto felice. Allora va bene, ci andrò. È deciso ormai. Polianna, non è affatto necessario prendere subito una decisione. Puoi sentire il parere di zia Polly e poi valutare con calma. Oh, no! Il dottor Ames ha sempre preso le decisioni migliori per me. Quindi non credo sia il caso di pensarci due volte prima di accettare l'offerta. Senti, Polianna. Vedrai, zio, troverò sicuramente un motivo di gioia anche per Mrs. Carew. Sono sicura che presto anche lei riuscirà a trovare la gioia di vivere esattamente come accade a Mr. Pendleton, ricordi? E poi, abitando a Boston, non sarà più necessario che qualcuno perda tempo per accompagnarmi all'ospedale. Dirò a zia Polly che non si deve preoccupare per me. Sono convinta che mi troverò perfettamente a mio agio da questa signora. Ma certo, sicuramente zia Polly capirà e se ne farà una ragione. Della mi aveva detto che avrei sicuramente trovato un motivo per cui essere felice. E infatti è stato così. Adesso sono veramente felice. Che cosa? Polianna parte per Boston? Proprio così, e a me non sembra affatto una buona idea. Oh, certo che non lo è. È appena tornata dall'ospedale e non possono portarla via di nuovo. La convincerò a non andare. Penso di sapere quello che deve provare quel ragazzo, ma non credo che riuscirà a dissuaderla. È l'unico in grado di farlo. Purtroppo a noi Polianna non darebbe certamente retta. Sì, Nancy ha ragione. Certo sarebbe triste per tutti se Polianna se ne andasse di nuovo. La casa si era rianimata dopo il suo ritorno. È vero che avremo bisogno di qualcuno che ci aiutasse, ma restare uniti è il miglior sistema per risolvere i problemi. E poi il lavoro non ha mai fatto male a nessuno. Perché Mrs. Polly non si decide a controllare il suo stato di salute? Sostiene di non avere niente di serio, però non è in grado di assistere sua nipote. Ehi, Dargin! Mrs. Polly soffrirebbe più di tutti noi se dovesse allontanarsi da Polianna, ve lo dico io. Ma dovete considerare che durante tutti questi lunghi mesi è stata sempre lei ad assistere la bambina. Ed è normale che adesso si senta affaticata. Che ti succede, Jimmy? Hai l'aria di essere così arrabbiato? Si può sapere perché hai deciso di andare a Boston? Che cosa? Ma come hai fatto a saperlo? Ah, già, a te non sfugge mai nulla, vero? Non vorrei lasciare la città così presto. Soltanto ieri abbiamo festeggiato il tuo ritorno con la banda e tu ora vuoi già andartene. Ma che significa? Dopotutto non l'avevo chiesta io un'accoglienza simile. Ti sembra carino parlarmi in questo modo? Allora mi era parso che ti avesse fatto piacere. Ma certo, l'ho apprezzato moltissimo, Jimmy. E allora perché hai deciso di andartene? Non lo faccio volentieri, credimi. Ma sarà soltanto per pochi mesi, finché le mie gambe non saranno guarite. In questo modo a casa avranno meno da fare. E anche la signora che mi deve ospitare ne trarrà giovamento. Sai, ha bisogno di avere qualcuno accanto. Ah, smettila, Polianna, per me queste sono soltanto scuse. No, non devi dire così, Jimmy. E invece la verità. Come puoi sentirti così in obbligo verso una persona che non conosci neppure? Non puoi sempre farti in quattro per tutti. Nancy, Tom, Dargin, io e sì, anche mio padre, siamo tutti contrari a questa idea di farti partire. Insomma, non possiamo sopportare che tu te ne vada. D'accordo, però nessuno di voi vive da solo. Eh? Mr. Pendleton a te ora, ma non ricordi com'era triste prima? Oh, beh, sì, hai ragione, però... Questa signora, sì, Mrs. Carew, non ha nessuno. Lei vive in solitudine giorno dopo giorno e ha scordato come può essere azzurro il cielo e piacevole una giornata di sole. Non si può lasciarla in quello stato. Non ne sei convinto anche tu, Jimmy? Ora basta. Va bene, ho capito. Vattene pure a Boston, Polianna. O a Boston o in qualunque altro posto. No, aspetta, Jimmy! A te non importa se sarò io a soffrire, non è vero? Jimmy! Ma perché? Perché non riesci a capirmi, Jimmy? Jimmy conosceva bene il mio carattere e sapeva che non avrei mai rinunciato ad andare da Mrs. Carew. Ma sapeva anche che era stata proprio quella determinazione a far sì che un ragazzino orfano e abbandonato da tutti riuscisse a trovare il calore di una casa e le attenzioni di una famiglia.
Tuttavia, il dolore per la mia partenza l'aveva spinto a parlarmi duramente e io ne soffrì molto. Che succede, Pollyanna? Sbaglio o hai litigato con Jimmy poco fa? Sì, Tom. Io pensavo che tutto si sarebbe risolto per il meglio, trasferendomi per qualche mese a Boston. Pensavo che avrei aiutato zia Polly a riprendersi, visto che non avrebbe più dovuto preoccuparsi per me. E anche voi avreste avuto meno lavoro e avrei fatto cosa gradita a Mrs. Carew, al dottor Ames e a Della. Ma Jimmy, quando l'ha saputo, se l'è presa molto e ha detto che nessuno di voi era d'accordo. Non ti devi preoccupare per questo, Pollyanna. Ci dispiace che tu te ne vada, ma comprendiamo bene i tuoi sentimenti. Ne sei proprio sicuro, Tom? Certo, parlano così solo perché non vorrebbero separarsi da te. Non sopportano l'idea di saperti lontana. Spero proprio che sia così. Non vediamo l'ora di rivederti, Gaia, spensierata, piena di vita come eri una volta. Vorremmo vederti correre, saltare, arrampicarti sugli alberi come eri solita fare in passato. Ma perché tu possa tornare quella di una volta, è necessario tu segua quelle terapie. Chissà se anche Jimmy riuscirà a capire e mi perdonerà. Ma certo che capirà. Jimmy ti conosce molto meglio di tutti noi e comprenderà che stai facendo la scelta migliore. Oh, speriamo sia così. Grazie infinite, Tom. Ora mi sento più tranquilla e partirò per Boston senza rimorsi. Mm-hmm. Sono proprio contenta, Pom Pom. Oh, ciao, zia Polly. E così hai deciso di partire, Pollyanna? Sei sicura di poterti alzare dal letto, zia? Sì, certo. Ora mi sento molto meglio. E poi voglio aiutarti a preparare le tue cose per il viaggio. Grazie infinite, zia Polly. Ma cara, hai intenzione di portare via anche questo? Beh, sì. Sono così comodi per giocare. Sì, certo, questo è vero. Ma se nemmeno qui le ragazzine portano i pantaloni, chissà poi in una città elegante come Boston. Dici davvero, zia? Eppure io e papà trovavamo molto pratico questo tipo di abbigliamento. Beh, forse hai ragione. Indipendentemente dal fatto che si usino meno, farei meglio a portarteli via, visto che sono un caro ricordo. Uah, che bello! Ascolta, Pollyanna. Sì? Sei proprio sicura di voler andare a Boston? Certo che lo sono, zia. E poi non sarò sola, ci sarà Pom Pom con me. Sicuramente il mio piccolo scoiattolino e Mrs. Carew diverranno presto ottimi amici. Non è vero, Pom Pom? Oh, caspita! Ma dov'è finito? Dove sei, Pom Pom? Mm? Oh, eccoti, birbante, che non sei altro! Pollyanna. Ti prego, guarisci presto, zia Polly. Ma certo, presto starò bene e potremo di nuovo stare insieme. Zia Polly. Ti raccomando, metticela tutta in quella terapia. Certo, non preoccuparti. Ecco, Della, le affido la mia piccola Pollyanna. Ne abbia cura. Non deve assolutamente preoccuparsi. Mi assumo ogni responsabilità per quanto potrebbe accaderle. Purtroppo non ho avuto il tempo di passare a salutare sua moglie e quindi le sarei molto grata se volesse tranquillizzarla riguardo a Pollyanna. Certo, non dubiti, lo farò senz'altro. Beh, visto che per un po' non potremo vederci, mi raccomando, riguardati. Non si preoccupi, Mr. Pendleton, e arrivederci a presto. Per favore. La prego, mi saluti Jimmy. Mi spiace, Pollyanna, quel ragazzo mi fa disperare. È stato scortese a non salutarti. I cavalli selvaggi sono difficili da domare. Thank you.
avevo detto di startene buono, almeno durante il viaggio. Stai a cuccia, su! Smetti di dar fastidio agli altri passeggeri, fai il bravo! Allora, Pollyanna, buona fortuna. Grazie mille, zio. Pollyanna, abbi cura di te, mi raccomando. Torna presto, Pollyanna, ci mancherai. Buon viaggio, piccola. Spero di rivederti presto a casa. Vi ringrazio molto. Grazie infinite a tutti. Arrivederci, Pollyanna. A presto, addio, Pollyanna. Fai buon viaggio e divertiti. Stai attenta. Pollyanna. Riguardati. Addio. Arrivederci a tutti e grazie. Addio, Pollyanna. Torna presto. Mi dispiace che il tuo amico Jimmy non sia venuto a salutarti. Probabilmente sarà arrabbiato anche con me, visto che ti sto portando lontano da lui. No, non lo credo, Del. Pollyanna! Jimmy! 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 Pollyanna! Arrivederci, Pollyanna! Jimmy, ma perché sei venuto soltanto ora? Perdonami, Pollyanna, ero proprio fuori di me! Non importa, non fa niente, Jimmy! Cerca di guarire e torna presto a casa! Grazie per essere venuto, Jimmy! Che cosa? Cosa hai detto? Grazie! Corri, ti prego! Grazie, Jimmy! Perché, Pollyanna?